Dovremmo essere in diretta. Eccoci, bentornati al terzo appuntamento con la rubrica Vite da Librai. Io sono Cristina Di Cagno e vi accompagnerò, insomma, tutti i lunedì mattina alle 12:30. Vi accompagnerò virtualmente in quelle che sono le librerie della vostra città e non solo. E con appuntamenti, eventi, consigli di lettura, qualche lettura anche proprio così in diretta con voi. Chiedo scusa per la voce, ma ho un mal di gola esagerato. Allora, iniziamo sempre con il darvi, eccoci, ciao, con il darvi così delle informazioni ufficiali per poter comunicare con noi, per poter segnalare tutti i vostri eventi, perché io ho i cari amici librai che me lo segnalano anche privatamente, però ecco, se non dovessimo essere in contatto, c'è una mail alla quale voi potete scrivere con tutte le vostre iniziative, che è streamingitalia.live@gmail.com. E quindi, insomma, io sono reduce da 4 giorni in giro tra la Toscana e l'Umbria, visto anche il momento, insomma, un pensiero va anche a loro, reduce appunto da incontri fisicamente in libreria, quindi non più virtuali. Sono appunto stata a presentare il mio romanzo e ho conosciuto tantissime libraie, tra l'altro donne, tre donne fortissime, che mi hanno parlato delle proprie realtà. E c'è sempre un comune denominatore in quello che sono le vite dei librai, che è la pazzia. Giornate che durano 90 ore e un mucchio di iniziative per far venire voglia alle persone di sceglierci ogni giorno. A volte siamo un po' più scomodi da raggiungere, però si aprono mondi veramente esagerati. Quindi, insomma, io ci tenevo a ringraziare chi mi ha ospitato. Sono stata alla libreria nel frattempo di Sansepolcro, quindi se vi capita fate veramente un salto da Laura e vi conquisterà anche i vostri bimbi. Poi sono stata alla libreria Paci, la libreria Paci di Città di Castello, una libreria storica, ormai una libreria di 90 anni, e ci sono generazioni di librai che si stanno così alternando, ed è bellissimo vedere come questa famiglia di librai, dai nonni, ai genitori, ai figli dei figli, insomma, è veramente. Sono stata anche ho visitato una parte del loro archivio ed è stato veramente emozionante. Quindi, appunto, la libreria Paci e poi sono stata alla libreria delle storie di Camucia, che dicevo sempre Camucia, e con Federica, e anche lei è qualcosa di pazzesco. Quindi ecco, se vi capita, tra l'altro nella libreria di Federica hanno iniziato da settimana scorsa questo ciclo di incontri legato ai libri e ai vini. Quindi si sceglie una nazione e attraverso le storie e gli autori di quella nazione si raccontano appunto libri, ma si degustano anche vini. Quindi secondo me questa è una cosa molto originale da portare anche in giro nel caso. Quindi potremmo chiedere alla nostra esperta di vini di aiutarci a così selezionarli magari in funzione di un romanzo. E quindi ecco, io fatta questa brevissima premessa, sono qui a vostra disposizione in realtà. E quindi eccoci con gli appuntamenti della settimana. Per prima cosa, io ogni volta così racconto anche della scatola Lilla, ma mi è più semplice raccontare anche dei nostri eventi, perché questa sera io sono emozionatissima perché verrà in libreria alle 18:30 il mio libro in via Sannio 18 Milano, Kader Abdollah. Kader Abdollah è un autore iraniano, un rifugiato politico, in realtà è scappato in Olanda, è scappato sotto il regime e ha scritto dei libri meravigliosi. Noi abbiamo letto per il gruppo di lettura qualche anno fa La casa della moschea. È un libro che ha messo d'accordo persone con gusti completamente diversi, fasce di età diverse, esperienze diverse, ed è difficile trovare un libro che possa piacere a tutti. Nella casa della moschea, io mi sono commossa, mi sono arrabbiata, ho veramente così, sono entrata nella storia ed è lui di diritto è entrato nella mia top 10 dei libri più belli che abbia mai letto. Tant'è che io avevo scritto quasi subito all'editore dicendo: io voglio assolutamente, vi prego, se mai dovesse capitare in Italia, voglio incontrare Kader Abdollah. Sono passati gli anni e Kader Abdollah è tornato in Italia, l'editore ha mandato una mail e io questa sera così conoscerò uno dei miei autori preferiti che verrà in realtà a raccontarci dell'ultimo suo romanzo che è Un pappagallo volò sull'Issel sempre per Iperborea
però insomma sono felicissima di poterlo incontrare. Quindi ecco, questa è una delle cose che mi fa, che le vite da librai, insomma, mi fa ancora scegliere di fare questo lavoro. Poi ve lo dirò in italiano perché sono stata un po' contorta. Comunque, quindi questo è il primo appuntamento che mi sento di segnalarvi. Però da Milano ci spostiamo a Bazzano. Perché questa sera alle 19, ho segnato, ho visto su Facebook, ci sarà Antonio Catalano con l'inaugurazione della sua nuova opera presso la libreria Carta Bianca. E è un autore, è un artista, sono andata a guardare, se vi capita andate sul sito della libreria su Facebook Carta Bianca e andate a vedere cosa sta allestendo l'artista, perché c'erano le fotografie dei primi allestimenti. Quindi lui alle ore 19. Poi spaziamo un pochino, andiamo al 3 di novembre, andiamo a Palermo presso la Modus Vivendi di appunto Palermo ci sarà Maurizio De Giovanni alle ore 18:30 con il suo Serenata senza nome. Sempre di giovedì, rimaniamo in Sicilia, una certezza perché insomma loro sono sempre sul pezzo e ci comunicano tutti i loro eventi, sto parlando delle sorelle della libreria Vicolo Stretto di Catania. Che ospiteranno Simon and the Stars, ossia ragazzi, Oroscopo 2017. Voi credete ai segni zodiacali? Quindi, care amiche, di Catania, chiedete per l'Ariete ascendente Toro quest'anno che cosa succederà, così magari poi me lo fate raccontare o mi fate una diretta, un video, qualcosa e vi ascolto a distanza. Tra l'altro, lo stesso autore, andrà a Palermo, alla libreria di qui sopra, quindi alla Modus Vivendi, il giorno successivo, il 4 di novembre. Quindi io all'oroscopo in realtà credo se mi dice cose positive, devo dire che, anche perché non credo che tutti gli arieti del mondo facciano ciò che succede a me, ma insomma, quando mi dice cose belle mi fa piacere crederci. Poi andiamo avanti. Sempre venerdì 4 di novembre da Catania ci spostiamo a Vicenza, alla libreria Galla, perché ci sarà la presentazione dell'ultimo libro di Antonio Manzini, Orfani Bianchi. Poi, sempre il 4 di novembre alle 18:30, presso la nostra libreria ci sarà Andrea Cisi che presenta La Piena per Minimum Fax. E rimaniamo a venerdì, quindi un venerdì fitto di incontri. 4 novembre alle ore 18 alla libreria Trame di Bologna c'è un aperitivo per la raccolta di favole Una carezza nell'anima. È una presentazione alternata a momenti di letture e musica. Musica e libri. Come la vedete come così mix? Perché secondo me il fatto che le parole possano sempre avere una colonna musicale è veramente qualcosa di carino. Poi andiamo avanti e da Bologna ci spostiamo invece a. Anzi, rimaniamo sempre alle trame perché poi c'è un altro appuntamento che ci hanno segnalato. Il giorno successivo, sabato 5 novembre alle 18, sempre appunto qui alle trame di Bologna, Vito Ferro presenta La vita va avanti. Il 5 di novembre invece a Parma, presso la libreria Diari di Bordo, quindi un saluto agli amici anche della libreria dei Diari di Bordo. Ci sarà Alessandro Zaccuri alle ore 18 che presenta il suo ultimo lavoro, Lo Spregio, edito da Marsilio. Quindi questi sono gli appuntamenti che ci avete segnalato. Vi ricordo che il 6 di novembre, quindi domenica prossima, ormai è alle porte, si festeggiano i 6 anni di apertura della libreria della mia scatola Lilla. Quindi vi aspettiamo tutti alle 18:30 in via Benaco 1 presso l'Arci Oibò. L'ingresso è gratuito. Bisogna però avere la tessera Arci perché è un circolo Arci, se non l'avete potrete farla al momento, quindi insomma gratuito ma con tessera Arci. E io altre cose diciamo che non le ho segnalate, anche perché tra ponti e altro non ho molto così in cantiere. Quindi per questa settimana io mi fermerei qui con gli appuntamenti dalle librerie. Se per caso qualcuno dovesse connettersi adesso e volesse segnalarci che cosa succederà nella propria libreria, fatelo pure, scriveteci e insomma vi leggeremo nei messaggi. Come avevo spiegato a Rossella, così ho deciso in questo quarto d'ora, in questi 10 minuti che passo qui in vostra compagnia, di leggere ogni volta un estratto di uno dei libri che così mi ha toccato di più. Che ogni volta vado a spulciare tra gli scaffali della mia libreria e oggi l'arancione di Solo bagaglio a mano ha attirato la mia attenzione. In realtà è semplice attirare la mia attenzione perché è uno dei libri che ho letto lo scorso anno e che mi ha lasciato di più. E se la vostra vita fosse
fosse un bagaglio a mano. E quindi non, se non aveste tutto questo spazio per far entrare le cose, da dove inizierebbe la selezione? E quindi ecco, l'idea di trattare la propria vita con il rispetto del poco spazio, e quindi non può starci tutto. E almeno questo è quello che io ho colto dal libro di Romagnoli, che in realtà è uscito in libreria nuovamente con un altro suo lavoro che si intitola Coraggio, uscito da qualche settimana, quindi sempre per Feltrinelli. Solo bagaglio a mano a me ha toccato un sacco di corde. Io ho scelto il piccolo capitolo che si intitola Lost is Found, che andrei a leggervi così per ringraziarvi innanzitutto della pazienza, per salutarvi e per darvi appuntamento alla prossima settimana. E quindi io vado. Allora, Lost is Found. Io e Glauco ci conosciamo da 30 anni, ci incrociamo ogni 3 o 4. Per tutto questo tempo lui si è presentato come il ritratto della soddisfazione, invero, ogni volta più rotondo. Felicemente sposato, con due figli grandi che studiano con successo e si preparano a brillanti carriere. Residente in una casa così vicina al mare da sentire la risacca. Titolare di un'azienda piccola ma agguerrita, leader nel suo ristretto settore. Portava abiti di sartoria, guidava auto veloci, possedeva altri mezzi di trasporto inusuali, possedeva anche 3 cellulari. E parlava spesso con personaggi i cui nomi si leggono nelle pagine finanziarie dei quotidiani. Faceva vacanze in posti esotici, mutui, leasing, aveva con le banche linee di credito. Creava scatole cinesi, società ombra, bad company. Prosperava. Si dichiarava fortunato, forse meritevole, sicuramente soddisfatto. Poi, la scorsa estate, è venuto giù il castello. Prima se ne sono andati i figli all'estero, poi la moglie, con un vicino di casa. Infine è venuto fuori che la florida azienda aveva una falla, due, tre, stava naufragando. Forse tutto l'impianto da tempo si reggeva sulla meno solida ma più diffusa delle fondamenta, l'illusione. Vado a prendere, vediamo un po', no, vado avanti anche qui. Non c'erano più i piccoli e grandi lussi, l'azienda c'era ancora ma andava smontata. È riuscito a farsi nominare liquidatore di se stesso e si è affermato per la prima volta in 50 anni. Ha affittato un monolocale lontano dalla battigia, ci ha messo dentro due mobili a cui era affezionato, uno dei quali una poltrona da barbiere, e poi ha cominciato l'operazione di smembramento della sua storia. Immaginava dolorosa. Non è facile licenziare i dipendenti a uno, ma lo ha fatto con dolcezza, partecipazione, abbracci. Qualcuno più di uno lo ha ringraziato per il tempo trascorso insieme, l'avventura, i risultati dei bei tempi. Si è ritrovato solo in un capannone, ha staccato la corrente, il gas, la linea di credito, si è guardato intorno. C'era una marea di cose, scrivanie, computer, librerie, libri, suppellettili, macchine per il caffè, cialde per il caffè, cestini, quadri. Ha deciso di vendere tutto, un pezzo alla volta, online. C'è amore anche nel ricomporre i cadaveri. E non credere, amico mio, che non ci sia gioia in tutto questo. La vita rinasce come la mia orchidea che trova il sole d'inverno e caparbia rifiorisce. Ha venduto tutto. E ogni cosa gli ha portato una storia. E poi un ultimo inciso. Racconto questa storia perché insegna che perdere è avere un'occasione. Invece, se ha paura di perdere o di perdersi, a tutte le latitudini, smarrire, smarrirsi sono verbi vietati. Siamo circondati da indicazioni, cartelli stradali, navigatori, mappe sul cellulare. Poi un giorno ho incontrato Tony Wheeler, ideatore delle Lonely Planet, le guide di viaggi più diffuse nel mondo. E gli ho sentito dire, il più delle volte, ho trovato quello che cercavo quando mi sono perso. Ecco, quindi io spero di perdermi tutti i giorni, cosa che faccio senza orientamento, ma questo è. Insomma, questo è l'appuntamento, il nostro solito quarto d'ora di vite da librai. E per qualsiasi cosa, vi ripeto la mail, sulla quale appunto potete scriverci e comunicare i vostri eventi, che è streamingitalia.live@gmail.com. E quindi grazie ancora a tutti. Ah, guarda, Nico si è appena collegata alla diretta, perché Nico Maldini è appunto la titolare delle trame di Bologna di cui vi parlavo proprio poco fa. Quindi Nico, sappi che abbiamo segnalato i suoi eventi, continua ad usarci per raccontarci che cosa succede nella tua libreria, così come tutti gli altri librai e non solo. E poi anche voi, lettori, se avete delle cose da segnalare o sapete che sta per succedere qualcosa, o bolle in pentola, qualcosa da raccontare, scriveteci. Quindi, streamingitalia.live.
streamingitalia.live@gmail.com. Detto questo, buon inizio settimana a tutti, se fate il ponte, buon ponte e alla prossima. Ciao!